Diaboli Virtus è un romanzo incentrato prima di tutto sul problema dell'interpretazione di se stessi, degli altri, degli enigmi che la vita ci mette davanti. Il protagonista Andrea, infatti, si trova a fronteggiare una fobia, una paura irrazionale, assurda e imbarazzante per lui, che è un professore universitario perfettamente agnostico e cartesiano, ed è la paura che il diavolo gli compaia davanti per farlo impazzire, per perderlo. Il problema fondamentale, quindi, sin dall'inizio è capire perché, che cosa significa questa fobia, che cos'è il diavolo. Tanto più che Andrea sembra una persona serena che sta raggiungendo i propri obiettivi di carriera e ha una stabilità affettiva. Il lettore scoprirà presto che in realtà tutti i legami personali importanti di Andrea, quello con suo padre, con sua madre, con il suo compagno, con la sua ex compagna e anche con i suoi studenti, sono attraversati da un disagio inespresso, cioè un livello di conflittualità irrisolta. La difficile accettazione dell'omosessualità rientra tra questi nodi critici e da una parte ha creato in Andrea un sentimento di estraneità, di scollamento rispetto ai codici e al mondo dei suoi coetanei, al fatto semplice e riposante di poter stare al mondo come gli altri. Dall'altra ha compromesso un legame fondamentale che è quello con suo padre, che non lo ha mai rifiutato in modo esplicito, dichiarato, eclatante, ma in un modo molto più insidioso, lo ha rifiutato dentro di sé. Sono di nuovo solo. Per cena ho mangiato il riso avanzato dal pranzo e poi ho lavato i piatti. Vado a fare pipì. Naturalmente per attraversare la penombra tra la mia stanza e il bagno devo sforzarmi e tenere i nervi saldi. Sono sicuro che vedrò scintillare due occhi fosforescenti nel buio. Mi salvo per ora e premo l'interruttore. Ma capisco improvvisamente che la luce verdognola del bagno non è mai stata così verdognola, questa luce così malaticcia, nauseabonda. È figura della stanza da letto in cui la bambina indemoniata viene relegata nel film. È il colore della sua pelle, dei suoi occhi, del suo vomito. È il segno che la mia casa si sta sovrapponendo alla casa di Reagan nella Georgetown degli anni 70, che contatto spazio-temporale si è creato e un passaggio tra le due dimensioni sta per dischiudersi. Il rapporto di Andrea con la realtà è profondamente mediato dalla letteratura, dall'arte, dal cinema. Nella sua adolescenza, in particolare, Andrea era fortemente attratto dall'horror, ha divorato i romanzi di Stephen King, ha letto tutti i fumetti di Dylan Dog, ha visto molti film e in particolare ha visto e rivisto un film, L'esorcista di William Friedkin, capolavoro che ha terrorizzato e diciamo anche traumatizzato centinaia di spettatori. Questo film lo ha colpito al punto che lui ha paura di vedersi comparire davanti il diavolo esattamente nella forma che gli ha dato Friedkin in quel film, la bambina indemoniata posseduta Reagan. Lascerò naturalmente il lettore libero di capire il perché questo ossimoro atroce tra un demonio e una bambina lo terrorizza così tanto. In ogni caso, l'horror è qualcosa che da ragazzino ha aiutato Andrea ad elaborare il sentimento della propria mostruosità, la sua e quella del suo entourage. Questo filtro culturale, che include, tra l'altro, un rapporto stretto con l'inferno di Dante Alighieri, con l'immagine, il ritratto di Lucifero che Dante fa nell'ultimo canto dell'inferno, non è gratuito e non vuole in nessun modo essere, come dire, rappresentare il circolo vizioso dell'intellettuale chiuso nel suo mondo fittizio. Al contrario, la fiction è un tema del romanzo e il mondo della fiction è l'unico che permette di mettere a fuoco e di esprimere cose che altrimenti rimarrebbero mute e inarticolate. Ora, il problema è che Andrea ritiene che la fiction possa essere anche qualcosa di falso
invasivo, sostanzialmente qualcosa di paragonabile a una possessione demoniaca. I libri che leggiamo, i film che vediamo possono metterci in testa qualcosa che non esiste nella realtà, possono colonizzare l'immaginazione e diventare delle ossessioni. Andrea teme che l'esorcista abbia sostanzialmente fatto questo alla sua mente. Vado in soggiorno. Accendo tutte le luci. Ci vuole musica. Musica classica. Sì, l'angelo Mozart, fugatore di tenebre. Dalla finestra del mio salotto noto una finestrella lontana nella parte opposta della piazza che si illumina di rosso e poi torna lentamente al buio. Rosso e buio, rosso e buio. È un'illuminazione natalizia, senz'altro, di già. Ma il rosso è così sanguigno che per la mia mente diabolizzata corrisponde a un segno infernale. Sì, è un passaggio per l'inferno. Sono nel pieno centro di una città. Ma questo quartiere, la sera, sembra morto. Tutto è sprangato e deserto. Il nereggiare delle montagne intorno scende per le vie, porta odore di neve e di foglie marce, di foreste oscure, percorse da bestie vagabonde affamate, e spazza le case degli uomini, ripiegate in se stesse ed ermetiche, desolate. Sola la finestrella di fronte è vivente e ammicca con il suo occhio di sangue. Devo respirare. Devo pensare ad altro. Il titolo, che cita l'inizio della frase di San Gerolamo, Diaboli virtus, in nubis est, allude senza dubbio al tema del sesso, che è importante nel romanzo. Ma la virtù del diavolo, il lettore lo scoprirà soprattutto negli ultimi capitoli, sta da un'altra parte, sta nel fatto di costringere a guardare in faccia il male e a farci i conti. Ed è anche una virtù, diciamo, comunicativa, perché il diavolo fa esplodere l'inespresso. Solo che il diavolo non è mai un amico, il suo ruolo non è mai benevolo nei confronti dell'essere umano. Da una parte può mescolare menzogna e verità, dall'altra il suo obiettivo è soprattutto quello di perdere gli uomini. Quanto alla presenza del sacro, esso si manifesta nel romanzo su vari livelli. Innanzitutto nell'interrogativo sinistro se il diavolo sia reale oppure no. Soprattutto Andrea, come tutti quelli che hanno ricevuto un'educazione religiosa cristiana da piccoli e poi dopo hanno perso la fede, hanno smesso di credere, è un orfano, è qualcuno che ha perso il padre con la P maiuscola. Il cristianesimo è il grande paradigma di senso che dà senso alla vita, alle nostre azioni, al nostro destino, che è però naufragato, che è storicamente crollato. Quindi è un contenitore pieno di simboli svuotati. Nel romanzo però questi simboli vengono ricolmati, rinvigoriti, grazie alle emozioni legate al rapporto di Andrea con il padre con la P minuscola. Tra Lucifero e Dio da una parte e Andrea e suo padre dall'altra si crea un parallelismo. In fondo Lucifero non è altro che un figlio rifiutato dal padre. Faccio una doccia prima di andare a dormire. Salgo nella vasca e tiro la tenda di plastica. E ho immediatamente la sensazione di averle preparato un ottimo nascondiglio, anzi, un'ottima quinta per la sua entrata in scena, per il suo agguato. Per uscire devo tirare la tenda. Lei è qui dietro, ne sono sicuro. E allora stendo la mano, stringo i denti e zac! Il gesto secco del braccio è una frustata di brividi. Andare a letto. Il letto è un posto abbastanza sicuro, ma bisogna arrivarci. Se dovessi morire prima, se dovesse ghermirmi e mi ritrovassero lungo disteso con la faccia mangiata, voi che leggete, almeno saprete cosa è successo.